Rosario Carione, sindaco di Trentinara, si presenta oggi a Rocca d'Aspide la carta dei servizi del piano sociale di zona ambito S07 ed è un momento particolare e interessante anche per il comune di Trentinara che fa parte di questo ambito, ma anche e soprattutto perché a Trentinara è stato attivato grazie a questo ambito uno sportello d'ascolto. Assolutamente sì, un momento importante di confronto anche con personalità di governo regionale, ne siamo felicissimi di averli qui a Rocca d'Aspide, di ascoltarli e di condividere con loro quelle che sono le attività che il piano di zona ha già posto in essere e quelle che sono le cose da programmare e da fare. Tra queste attività già presenti sul territorio c'è sicuramente lo sportello antiviolenza a Trentinara che abbiamo col piano di zona qualche anno fa inaugurato e che è in piena attività ed è questo un segnale importante che il piano di zona rivolge al territorio, rivolge a quelle che sono purtroppo le problematiche che riguardano il mondo femminile. Ce n'è purtroppo la necessità, insomma lo sportello ha delle segnalazioni purtroppo che vengono dal territorio e si fa insomma un'attività che va incontro a quelle che sono le esigenze. Io mi auguro che possa questo centro, anzi ne approfitto, possa questo centro lavorare ancora di meno ma lavorare meglio, nel senso che c'è necessità che si dia continuità a questo servizio che purtroppo per ragioni economiche spesso viene sospesa l'attività per un po' di mesi e poi per poi riprendere nuovamente, quindi mi auguro che ci possa essere da parte della regione uno stanziamento maggiore di risorse che vanno in questa direzione, specificatamente per i centri di ascolto sulla violenza delle donne e sulle attività da porre in essere affinché possano essere poi queste donne aiutate e incluse nel territorio diciamo sociale, culturale ed economico affinché possano insomma continuare a vivere meglio. Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, che fa parte dell'ambito territoriale S7 del piano di zona, e anche Giungano riceve servizi appunto di questo ambito che oggi vengono presentati a Rocca d'Aspide. È una giornata importante anche per il suo comune. Importantissima questa giornata, soprattutto perché parla di sociale. Quando si parla di sociale si parla che è una cosa importante che riguarda le fasce più deboli. Quindi ben vengano queste iniziative, applaudo l'iniziativa anche perché abbiamo le presenze regionali, stamattina l'assessore a Ramon con i tecnici del piano di zona, ed è un'iniziativa importantissima per portare quei servizi verso le fasce più deboli che oggi diciamo soprattutto nelle nostre realtà. E io devo dire come sindaco mi sento fortunato di appartenere a questo piano di zona che veramente devo dire con grande piacere che le cose funzionano e funzionano bene. Io ne sono fiero ed orgoglioso di partecipare a questo piano che veramente ci mettono l'anima e il corpo e applaudo le loro iniziative. Si è svolto presso la chiesa San Giuseppe Lavoratore di Borgo San Cesario il saggio musicale dell'Istituto Comprensivo di Albanella. Circa una quarantina i ragazzi che sulle note di Verdi, Beethoven e Mozart hanno allietato la serata.
Soddisfatti i professori Formicola, Immediata, Gibboni, Micieli, che hanno visto ben ripagato il loro lavoro. Alla serata è stata presente la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Albanella, professoressa Antonella D'Angelo, e il neosindaco di Albanella, Enzo Baggini. E verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Cocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Sulle colline di Pestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. Sono le 9:15 e San Antonio esce per visitare la nostra città, le nostre famiglie. Viva San Antonio! E viva San Antonio! E viva San Antonio! Thank you.
Vice sindaco di Altavilla Silentina, dove oggi si festeggia Sant'Antonio, e questa è una tradizione che qui ad Altavilla viene mantenuta davvero viva. Sì, ogni giovane altavillese, ma gli altavillesi in generale, amano questo santo. Tanti ragazzi, infatti, come avete potuto notare, oggi è pieno di giovani, proprio perché sentono questo santo vicino a loro. Quindi chi è fuori Altavilla per lavoro, per studio, comunque fa di tutto per tornare, per esserci oggi, per non mancare. È un santo, è il santo dei miracoli, come ha detto Padre Erlei, e quindi è per la nostra città veramente una benedizione, fonte di benedizione e soprattutto di un amore incondizionato degli altavillesi verso questo santo nostro protettore. Ad Altavilla Silentina è in cammino, e loro sono i padovani, cioè le persone che seguiranno la processione per tutto il tempo. Finirà questa sera tardi, una tradizione che vi coinvolge tantissimo. Noi ci teniamo da tanti anni, io quest'anno ricorro il 41esimo anno che faccio questo cammino, spero di continuare ancora, e perché Sant'Antonio ci assista, Sant'Antonio e gli altavillesi li vuole bene. Noi lo portiamo nel cuore, Sant'Antonio ci porta lui nel cuore davanti al Signore, e facciamo proprio questo canto, se voi permettete. Sant'Antonio è protettore, avanti a Dio stai a prià, stai priando lo Signore che ci vuole a noi salvare. Da questo canto si evince un legame fortissimo con Sant'Antonio. Descriviamo un po' questa lunga processione che si tiene qui ad Altavilla Silentina ogni 13 giugno. È dal 1799 che c'è questa tradizione, che Sant'Antonio entra in tutte le case di Altavilla. Anche se la gente è emigrata, il 13 giugno qualcuno ritorna per aprire la propria casa al santo, e Sant'Antonio entra col cuore, con la sua benedizione, e ci benedice tutti. Siete un gruppo davvero vasto, fatto di tanti bambini, adulti, insomma ce n'è per tutte le età. Fateci sentire uno dei vostri canti in onore di Sant'Antonio. Che bella grazia m'ha avuta da Dio con Sant'Antonio in casa mia. E intanto la ciabria, che bella grazia gana da fa. Amico Sant'Antonio!
16 giugno, giornata di Sant'Antonio, Altavilla Silentina, sono iniziati i festeggiamenti, anche quelli religiosi, in onore di questo santo. E qui c'è una tradizione davvero viva, ne parliamo con Enzo Bassi, che a questo santo è molto devoto. Continua il culto di Sant'Antonio ad Altavilla Silentina. Certo, continua come sempre, è una storia di secoli ormai e volentieri partecipiamo alla festa di Sant'Antonio perché è un segnale importante per tutti gli altavillesi legati a questa festa, legati a questo santo ed è un segno di identità fortissimo che in questo periodo è importante che ci sia. E infatti lei, ma come tutti gli altavillesi, sentite un legame davvero forte verso Sant'Antonio. Legame fortissimo, legato innanzitutto alla storia che vuole Altavilla Silentina salvata da Sant'Antonio con un cannone, voglio dire, distrutto in 13 pezzi. E da lì, da questo evento, sostanzialmente Altavilla ha sempre riconosciuto e chiesto a Santo protezione, l'ha sempre avuta e è una storia che continuerà per sempre e noi speriamo di tramandarla ai nostri figli. E queste celebrazioni sono anche molto emozionanti. Tantissimo, anche perché arrivare qui il 13 giugno è anche sempre un po' il bilancio annuale, diciamo, delle proprie vite, di cosa è successo, delle grazie che chiediamo al santo e dei favori personali. Siamo nell'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide di Rocca d'Aspide con il dirigente scolastico Mimì Minella, perché questa è una serata davvero importante, in quanto verrà consegnata una borsa di studio agli studenti più meritevoli in memoria di Alessandro Ignarro, che è stato un alunno di questo liceo venuto a mancare troppo presto. Un alunno, un esempio per tutti noi. Come studio, come persona, una bellissima persona, una bella persona davvero. È un ragazzo che stava sempre in primo piano perché valeva davvero. Questa cosa l'ho pensata l'anno scorso nel giorno dei funerali in chiesa. Ho detto io devo ancora ricordare sempre Alessandro Ignarro perché ho visto tutta quella gente, ma tantissima gente, quindi ogni anno fra questo giorno certamente purtroppo abbiamo avuto altre tre perdite di alunni, di figli nostri, dico figli nostri, in questo mio istituto e con acronimo l'anno prossimo senz'altro intitoleremo direttamente questa borsa di studio, però quest'anno io avevo già fatto il tutto con l'intestazione, avevo fatto anche richiesta all'istituto di BCC di Acquara come sponsor, diciamo, come ente finanziatore della borsa di studio e al Rotary Club. L'anno prossimo, dico purtroppo perché abbiamo perso altri tre ragazzi, però
di una molto significativa questa borsa di studio, che Alessandro continuerà ad essere presente con noi, continuerà ad aiutare i nostri ragazzi, che sono quattro borse di studio di 1.300 euro, divisa in primo premio 400 euro e secondo, terzo e quarto di 300 euro. Inoltre sarà questa sera premiato un altro ragazzo di ben 2.500 euro che si è classificato prima alle Olimpiadi di Matematica a Bari. Preside, infatti è stato un anno veramente difficile per questa scuola e questo tipo di manifestazioni possono invogliare i ragazzi a continuare ad amare la vita nonostante tutto. Sì, abbiamo passato momenti bruttissimi l'anno scorso, ancora di più la quarta di allora e quinta di quest'anno, a che qualcuno di loro, questa cosa non la volevo dire, ma Alessandro mi ha tirato, lo devo dire. Preside, a chi toccherà di noi? Ho detto ragazzi, calma, quest'anno un po' con l'aiuto nostro, io sono stato spesso da loro in classe, un po' pure a modo mio, nel senso riprenderli un po' con durezza e ugualmente poi dopo sorridere loro. Adesso avranno imparato il mio carattere, quindi hanno capito benissimo che ero per loro e penso che sarò per sempre per loro anche un secondo padre, che sono sempre qui altri 5-6 anni ancora, e la mia porta è sempre aperta a questi ragazzi.